Renzola, che ha vinto su un campo molto difficile, quello della Cittadella Vis Modena, vince per 1-0 con il gol di Mercai. E siamo in collegamento telefonico con Mister Cammarotto. Buona domenica, complimenti, Mister. Buonasera a voi, buonasera a voi. Vittoria importante, terzo risultato utile consecutivo, una squadra che ha cambiato decisamente passo questa. Sì, non so se abbiamo cambiato passo, sicuramente abbiamo trovato un po' di consapevolezza perché il risultato poi determina il lavoro che fai in settimana, quindi questo sicuramente sì, venivamo da un periodo comunque con buone prestazioni ma pochi punti. Oggi, come ha detto lei, è una vittoria che vale doppia perché qui ci hanno vinto in pochi, perché è una squadra comunque che aveva il quarto miglior attacco, è una squadra forte, costruita sicuramente non per fare solo la salvezza, su un campo onestamente veramente ai limiti. Faccio di nuovo i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a interpretare, abbiamo trovato una cosa che oggi onestamente non si poteva fare e siamo stati bravi a trovare l'episodio. Abbiamo fatto una bella giocata, però siamo stati bravi a trovare episodi e poi di nuovo bravi a reggere l'urto di una squadra che continuava a mettere palloni dentro con gente di struttura e esperta e quindi siamo stati bravi sotto quell'aspetto lì a fare un altro tipo di partita. Ecco, questa era secondo me la chiave di lettura perché di calcio onestamente, di fasi di possesso o non possesso oggi da ambo le parti penso ci sia stato ben poco. Una vittoria su un campo molto difficile, al di là adesso delle battute riguardanti proprio il terreno di gioco, come diceva giustamente lei, che ha i limiti della praticabilità, queste sono le parole che ci sono arrivate in cronaca diretta, però ecco la Cittadella Vis Modena è una squadra che ha battuto Piacenza, ha battuto la Pistoiese, quindi affrontavate un signor avversario e ne siete usciti ancora una volta con i 3 punti. Sì, no, ma ripeto, è una squadra che ha giocatori importanti dentro, ha giocatori che hanno fatto professionisti in C, in B, in A, quindi è una squadra che anche solo che già sotto l'aspetto dell'esperienza dava dei punti a noi in questo momento. Siamo sicuramente in crescendo, siamo più in fiducia sicuramente, penso che le ultime due prestazioni, eliminando questa, le ultime due giocate dove c'è stato un po' più di gioco, penso che sia una dimostrazione, anche mercoledì io ho visto grossi passi in avanti e quindi penso siano meritati almeno per l'atteggiamento, per la voglia di crederci, per la voglia di venire qui a fare il risultato dopo 18 giorni che non stacchiamo un minuto, siamo sempre al campo, non abbiamo avuto giorni di pausa, questa è la quarta partita in 13 giorni e in queste categorie non è semplice per noi, non è semplice per gli altri, però ho la fortuna di avere comunque diverse soluzioni, di avere tanti ragazzi che comunque si sono cambiati, qualcuno avrei voluto darle qualche minuto in più ma per altre esigenze di campo, tecniche, non l'ho fatto, però appena sono stati chiamati in causa, anche solo che 5 minuti, 3 minuti si sono fatti trovare pronti, oggi è entrato Concari 6-7 minuti, ha fatto 6-7 minuti determinanti, perché ha preso due falli al 90esimo dalla bandierina e sono segnali importanti per una squadra giovane, quindi ci teniamo strettissimi punti e che ci fanno sicuramente lavorare con più tranquillità e più serenità. Una settimana di fuoco è stata, ne uscite con 7 punti, come dicevi giustamente tu, ma soprattutto con tanta consapevolezza avete subito, se non vado errato, solo un gol in 3 partite. Questi sono dati molto importanti anche a livello di solidità della squadra. Sì, è importante, quello che abbiamo subito tra l'altro fa un po' anche rosicare perché l'abbiamo subito al 92esimo, un calo di tensione, chiamiamolo così, non disattenzione, più un calo di tensione e potevano essere zero in 3 partite che dava ulteriore consapevolezza, però sì, è un dato importante che stiamo iniziando a far gol anche davanti perché comunque oggi ha fatto gol Barcai, nell'ultima ha fatto gol Obo e Bozzerini, quindi tutti i nostri attaccanti. Chiamiamo diciamo quelli vecchi, hanno fatto gol, abbiamo anche Concari, abbiamo centrocampisti che possono arrivare al gol, ho già sfiorato il gol Tringali, quindi stiamo crescendo, quello sicuramente non bisogna abbassare la guardia assolutamente perché abbiamo ancora 7 partite da qui a Natale e dobbiamo fare più punti possibili per raddrizzare, non dico una partenza malvagia perché poi venivamo comunque da 4 punti nelle prime 2 partite, però abbiamo avuto un periodo tra tipo di avversari e momento nostro di consapevolezze che non siamo riusciti a, diciamo, a guadagnare quello che avevamo proposto. Abbiamo preso un pochino meno forse a livello di punti rispetto a quello che avevamo messo in campo, però
il calcio, penso che alla 34esima verrà tutto compensato. Beh, intanto potete esultare dopo questa, anche perché siete fuori dalla zona play-out finalmente. Avete poi due scontri casalinghi con Corticella e Progresso, quindi due squadre assolutamente alla portata per il Fiorenzuola. Sì, abbiamo due partite fondamentali, uno perché ce l'abbiamo in casa, due perché comunque sono scontri retti in questo momento. E il Corticella comunque ha vinto anche oggi, è sopra di noi, quindi è uno scontro retto e giocheremo sicuramente per fare i 3 punti. E quindi quello, ma quello rimane, ma partite semplici, abbiamo fatto un punto con la Pistoiese, abbiamo vinto qui e poi abbiamo perso magari col San Marino, che sulla carta uno magari dice che il San Marino è più debole, purtroppo o per fortuna, le partite vanno giocate tutte, sia con Piacenza, con la Pistoiese e anche con le squadre come noi, che siamo stati di bassa classifica fino a poco fa e siamo ancora lì, e quindi vanno tutte giocate. Se uno pensa che perché non ti chiami Piacenza vinci facile, poi ci rimane male, perdi e riperdi tutto quello di positivo stiamo facendo in questo periodo. Quindi già tenere la guardia alta e ripartire dall'allenamento per fare punti domenica. Grazie mister per essere stato con noi, in bocca al lupo per le prossime. Grazie a voi, buona serata. Riprendiamo.